Buon pomeriggio a tutti, volevo fare velocemente questo video a Canovaccio con la mia voce anche per essere più diretto perché qui riguarda una cosa <ride> per la quale sono un po' emotivamente coinvolto, so che ovviamente la mia voce non è un granché, so che registrare dal proprio cellulare è una schifezza, volevo fare anche un video velocemente anche per per vedere proprio la mia reazione un po' diciamo a caldo su questa faccenda qui poco fa diciamo stamattina più o meno ho visto un video del professor Diego Fusaro noto eh, diciamo scrittore che si è autoprogrammato filosofo ma non sono d'accordo con questa definizione il quale eh, diceva diciamo la sua sul caso del Fire for Future, no? Su questa ragazza qui Greta che, ha, che avrebbe sollevato questo polverone sulla questione dell'ambiente, sul fatto che saremmo con le spalle al muro, e che forse è già troppo tardi per poter salvare il pianeta, perché sarebbero stati messi in atto una serie di meccanismi, insomma. Che, che ci avrebbero portato insomma a, a, a cambiare il clima in modo tale da peggiorare solo la situazione, ora il discorso con no? Io personalmente mi ero domandato da sempre: ma come mai si parla da tantissimi anni dei cambiamenti climatici? E da questa ragazzina no? che poi sembra una, una bimba se la vedete, no? È ancora molto giovane per cui ci, ci sta, diciamo. È questa ragazza qui molto molto giovane, che addirittura ha parlato davanti dei potenti, dei politici, vorrebbero candidare al Nobel per, per la pace. Eh, discorso ma per quale motivo se ne parla da una vita intera questa in cosa arriva a questa ragazza qui addirittura quando non solo questa qua ha diciamo ispirato un movimento manifestazioni in tutto il mondo tutti i venerdì ultimamente anche in Italia anche in Puglia e chi se non i pugliesi dovrebbero interessarsi di questa cosa giustamente io sono anche occupato un altro video, sul quale facendo no? il riscaldamento globale è una bufala, sì o no? La risposta non lo so. però l'inquinamento ci fa male lo stesso, questo è il sì, senso del video, specialmente da noi qui a Taranto, dove non è che fra 50 anni subiremo i fatti catastrofici del, 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 dell'inquinamento, ma noi oggi stiamo morendo uno dopo l'altro. Dopo... Allora, il discorso è questa ragazza qua non se ne esce. Allora, leggevo qualcosa di online sui complottisti. Dicevano i Rocci di Rockefeller di qual di dare la sponsorizzano, eccetera, eccetera. Facciamo stare la faccenda di Tirita Pavone. Diceva sembra una ragazzina di un film. horror, vabbè, c'è può anche stare, no? Ma questo non c'entra nulla. che poi non è tutto è proprio gratuito, alla ragazza. Cioè, della serie, però non c'entra nulla con la verità, la falsità, poi se ne è uscita con altro gaffa e dicendo, eh, ma non sapevo che avesse essere ma non c'entra nulla, o ce l'ha, non ce l'ha, si doveva dire a Sperberg, non dovevi proprio dire una cosa del genere. E questo è che effettivamente, io pensavo, ma per quale motivo di più? Oggi vado effettivamente a scoprire che questa qua è figlia di un'attrice, di un... e di un... e di un attore, cioè, scusate, di, di, un... di una cantante e di un attore, diciamo che... Cioè, secondo il Professor Fusari, invece, è un personaggio artefatto sempre in un sistema per distrarci dalla questione, dalla questione del de, de, de lavoro, della disoccupazione, solite cose. Però in realtà, la novità che io ho colto in alcune osservazioni fatte dai ragazzi, non, non solo da questa greta qui, di cui a parte la faccia che viene usata. No, come se fosse il simbolo di un partito, no? Una cosa man che boh, cioè, a me è un po' inquietante, no? questi come, sembra una fiaccolata per chi è morto per qualche cosa, no? Come se fosse morta sta ragazza che stanno no? idolatrando. E manco si dovrebbe fare, ovviamente. C'è cioè, la, la, la nuova Celevara, praticamente, ci fanno. Non credo anche le magliette, sicuramente. Invece da bandiera di Celevara. C'è la maglietta alla faccia di questa ragazzina qui, vabbè. Il discorso... E chi dice, diciamo, invece di pagare il lavoro, ma in realtà la novità di questo movimento qua è dire, non tanto le persone, anche no, non inquinate, fate questo, no? Dicono ai, ai governanti, dicono sono le fabbriche che, che mettono che mettono sostanze inquinate questa è la cosa nuova, no? Ho fatto anche curioso, come mai non è spazio a questa ragazza qua, il fatto che fosse figlia di un cantante, cioè di una cantante, di un attore. Può anche farti capire beh, magari avevi i mezzucci per poter arrivare a farsi vedere magari pagare le pubblicità, poi non so quanti, quanta dietro già si può fare dietro questa storia. Perché è curioso come, come è fatto, ecco. Ma il discorso è che effettivamente sta ragazza qua, e anche quelli che erano dietro, dicono: i governanti, dovete per legge ridurre le emissioni, dovete cambiare anche in parte i modi di produzione. Non dico che, chiaramente passiamo al socialismo. Ma non a caso, no? Abbiamo il mentalismo che è interessato spesso negli anni. è appunto l'ecosocialismo, marxismo come si chiama. Con il quale non siamo soltanto noi, cioè, di conseguenza, ci sì, siamo anche noi che facciamo cose che inquinano. Ma sono soprattutto le fabbriche, i governanti, i potenti, che non devono inquinare, non devono. Io faccio un esempio banale alla terra a Terra. Se trovo qualche articolo che ve lo mando. Qualche tempo fa avevano proibito in un paesino della provincia di Brindisi. Eh, Toccherò, se non ricordo male, aveva proibito di, 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 di accendere i caminetti, perché il fumo, eh, come de, dei caminetti, era un'emissione di CO2 e altre cose tossiche. Avevano rilevato effettivamente l'area inquinata, dimenticandosi, infatti questo divieto, oh, divietosi fu revocato, dimenticandosi che, voglio dire, lì c'era, vicino c'era la famosa centrale di Cerano, ora, ma secondo voi inquinano di più 100.000 persone o una fabbrica? Questo è il punto. Questa è la differenza che molti rompe il cacchio, no? il fatto che si parli di ambiente e ambientalismo. Dicono molti dobbiamo impegnarci uno di noi. Sì, anche noi, però sono fondamentalmente i potenti che inquinano, che devastano l'ambiente. Siamo anche noi, sì, che magari andiamo a la macchina piuttosto che la bicicletta, però è colpa di chi produce le macchine, se le è Inquinano. Se poi non possiamo più fare a meno dell'automobile, allora sta ai governanti a far sì che si vengano incentivate le, le auto non inquinanti e sta al privato poi produrre, produrre un'automobile diversa, magari ci guadagni di meno e qui, se, se il privato non vuole deve essere diciamo aiutato, o spronato, o addirittura costretto, giusto per fare degli esempi banali. Ecco, questa è un po' la novità che ho colto. Però effettivamente ci sta l'idea di Diego Fusaro e anche di qualche, diciamo, complottista. Dice, ma, ma chi la paga questa? Come mai? Perché la usano? Nel marketing c'è chi ha detto, no ma la mamma sua, questa ragazzina qui, ha scritto un libro e la vogliono sponsorizzare. Ma tu fai prima sponsorizzare il libro invece che far sponsorizzare tua figlia. Ah, a fare tutta, tutta questa cosa qua per poi prendere nota tua figlia, e poi tu ti sperare che qualcuno con il libro a me pare una cosa un po' contorta, ecco diciamo che quindi in, in sintesi quindi già mi sono dilungato troppo. In sintesi da un lato effettivamente c'è da domandarsi perché fan bugia a questa ragazzina hanno dato spazio mediatico, l'hanno trasformata in un'eroina. dall'altro un lato, però effettivamente il messaggio che dà non è sbagliato. Non è sbagliata e anche c'è, cioè, almeno non del tutto, eh? c'è cioè, delle cose che non condivido. Però l'idea da base è che devono essere i governanti per primi, i per primi governanti a cambiare, a fare qualcosa e anche i, chi produce fa. come dire, anche gli imprenditori e se non sono imprenditori, comunque si è, come dice Fusaro, no? lo stesso Diego Fusaro dice. Deve parlare della politica sull'economia, giusto per essere chiaro e sintetico. Se non sono se le fabbriche poi inquinano, devono pensare i politici, che poi i politici dovremmo essere noi, se non fossimo intelligenti e competenti. Questo è, è, è tutto. È una questione complessa perché, vedete, Fusaro, se è vero che un filosofo dovrebbe più posti domande che dare risposte, anzi azzardare risposte certe volte. Poi vedremo cosa ci uscirà fuori quando questa ragazzina qui quanto durerà questo movimento che, che obiettivi avrà perché io vorrei che fosse tutta una bufala il scadamento globale magari ma sì facciamo il cacchio di ci tanto ma magari è meglio come ho spiegato anche negli altri video che magari vi lascio da qualche parte nelle schede in descrizione è meglio preoccuparsi no zero non è mai troppo, cose come queste. Per il momento è tutto, al prossimo video.